Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò come realizzare questa bellissima nail art perfetta per l'estate. È una nail art veramente semplice da fare e in questo video vi mostrerò sia come creare lo sfondo che come creare i birigori. La prima cosa da fare è stendere un colore con dispersione e poi sulla dispersione poggiare i flakes. Questo prodotto può essere utilizzato in due modi. Sempre sulla dispersione, se andate a poggiare i flakes e andate semplicemente a schiacciarli in modo molto delicato, vi creerà un bellissimo effetto foil. Se invece andate a strofinarli, sempre sulla dispersione, vi creeranno un particolarissimo effetto specchiato. Ovviamente più li schiacciate e li lavorate e più appunto si sgretolano. Quindi se volete ottenere un effetto foil come sto facendo io, mi raccomando, lavorateli poco. Io ormai devo dire che i flakes li sostituisco ai foil perché li trovo molto più veloci e sicuramente si ha più controllo di dove si vuole andare a mettere l'effetto. Mentre per le polveri specchiate preferisco le classici polveri apposite perché creano un effetto un po' più omogeneo. Una volta soddisfatti del risultato, andate a sigillare con un sigillante lucido o opaco e mandate in lampada. E adesso andiamo a trattare il vero protagonista del video, che sono i ghirigori. Allora, quello che vado a fare è innanzitutto prendere un pennello con la punta sottile e un paint molto pigmentato. Questa cosa mi aiuterà a mantenere il prodotto più fermo perché i gel color o i semipermanenti, essendo un po' più liquidi, tenderanno a spostarsi. E vado a crearmi la prima linea. Una volta tracciata la linea, vado a prendere un altro po' di prodotto e dalla parte più grande della nostra linea andiamo a crearci appunto il ricciolino. In questi movimenti è importantissimo essere il più morbida e delicata possibile. E poi, senza aggiungere altro prodotto al pennello, vado a crearmi la mia virgolina che darà un aspetto molto più movimentato ed elegante alla mia decorazione. Un consiglio che do sempre è quando fate una linea, se siete soddisfatti, bloccatela subito in lampada, anche per soli 5 secondi. In questo modo, se sbagliate il lavoro successivo, non dovete cancellare tutto, ma soltanto l'errore. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi su questa nail art è che non ha un vero e proprio schema preciso, va un po' in base agli spazi che abbiamo e alla decorazione che andiamo a fare. Quindi non mantenetevi uno schema troppo preciso nella mente perché altrimenti per seguirlo poi andate a fare un movimento troppo rigido per restare negli spazi che vi siete già preimpostate. Quindi cercate sempre di farvi guidare dal pennello e vedrete che vi uscirà una nail art molto morbida e molto elegante. Ed ecco qui la nail art terminata, spero che vi piaccia, come vedete è stata molto veloce da realizzare e molto semplice. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile. Se avete qualsiasi domanda al riguardo fatemelo sapere qui nei commenti e io per qualsiasi cosa resto a vostra disposizione.